inizio ai lavori, diamo la parola al padrone di casa per i saluti del primo, il sindaco di Paglia. Un saluto mio personale all'amministrazione, a tutti i presenti qui a questo convegno che è importantissimo perché finalmente riusciremo a scoprire le origini della nostra città. Un grazie va all'Arnold, che era già da qualche anno che pensavamo di fare questo convegno, perché Arnold mi diceva che aveva fatto degli studi, delle ricerche per quanto riguardava le famiglie maltesi che si erano insediate a Paglino già nel 1760, cioè appena oltre 250 anni fa. Un grazie va a Ray Bondin, lei l'ho invitato diverse volte, anche, mi fa piacere che è venuto, anche perché noi un anno fa abbiamo fatto la richiesta all'UNESCO per avere Barzamene e questo sito, che è il Palmetto di Rubinini, un sito diciamo di archeologia industriale, inserito nel patrimonio dell'umanità. È una persona che ama la Sicilia, l'ama profondamente, tant'è che per due giorni sarà presente qui nella nostra zona per vedere se effettivamente Barzanelli ha tutti i requisiti per poter entrare nel sito del mondo. Io ringrazio i presidi delle scuole per la partecipazione dei ragazzi, perché è giusto che i ragazzi sappiano Paglino da chi è stata fondata e quale sarà anche il futuro della nostra città. Grazie. Io, come ho detto, ringrazio ulteriormente gli amici relatori che approfondiranno i temi che dobbiamo trattare. Do subito la parola al professor Corrado Di Pietro, a voi tutti molto noto perché è di Paglino, anche se come me vive da molti anni a Siracusa, ma la testa è sempre rimasta qua nonostante gli anni, e a quale cedo con piacere la parola. Buongiorno innanzitutto, vedo con piacere che l'uditorio è rappresentato in massima parte da giovani, da studenti, questo è una nota positiva, questa è effettivamente, perché credo che voi, non lo so quanti di voi possono conoscere le nostre origini, la nostra storia, come si è formata questa città dove viviamo. Beh, questa è un'occasione buona per saperne qualche cosa di più, però io vi invito sin da ora, anzi da sin da lunedì, insieme ai vostri insegnanti, di occuparvi maggiormente della conoscenza del nostro territorio. Oggi possiamo dire di capire, di sapere almeno da dove veniamo. Questa notevole ricerca ha prodotto almeno due significativi risultati. Sono stati portati alla luce molti documenti storici riguardanti l'edificazione del nostro paese. E non è una cosa da poco, perché noi dobbiamo spiegarci anche qual è stata la scelta urbanistica del nostro paese, perché è nato così a scacchiera come noi oggi lo conosciamo. Un secondo risultato viene fuori da quella coscienza di popolo che si è costituita e che si forma quando si hanno interessi comuni e condivisi. Prima in questi territori c'erano solo i pastori, gente raccogliticcia un po' che veniva, se ne andava, insomma, che veniva da Ispica, da Modica, qualcuno che abitava nei casolari, niente di organico, niente di coeso, niente di comunitario. Quindi, quando viene qui il nostro principe di Giardinelli, Don Gaetano Tarrabba Calafato, il quale eredita questi feudi, il feudo di Scipini, dove poggia il nostro paese, e il feudo di Binisca, che è un po' più lontano verso noto, quando eredita queste terre, questo benedetto principe neanche le conosce, perché la casa Starrabba, dovete sapere, carissimi amici, studenti, dovete sapere che era una delle più grandi casate siciliane. Abitavano a Piazza Armerina,
Ecco, anche questa, la prima origine, la discendenza, i nostri padri vengono da Piazza Armerina. E quando ricevono in eredità questi feudi, ne ricevono tantissimi in tutta la Sicilia, ecco, a un certo punto il principe cerca di conoscere queste terre e viene insieme al fratello Vincenzo e anche a un altro fratello, Raffaele, che era un sacerdote, viene a visitare questi luoghi. Perino nasce nella seconda metà del Settecento, quando dopo il terremoto del 1693, che devastò gran parte della Sicilia orientale, si presentò la necessità di riedificare i centri urbani distrutti. Nacquero così tanti altri centri come Papino, molti furono ricostruiti negli stessi siti dove erano prima, altri invece no. Palazzo Macrede, per dire, ecco, fu ricostruito in massima parte nello stesso sito. Ispica, l'antica Spaccaforno, fu spostata leggermente dalla cava, salì verso il promontorio e così Noto fu spostata addirittura di quasi 12 km dal monte Alvera al monte Medi, e poi nascono nuove città. Solarino, San Paolo Solarino, nasce insieme a noi nello stesso anno, nel 1760, nel clima di una riappropriazione non solo identitaria, ma aristocratica, nobiliare e politica, soprattutto dei nobili che intendono con queste fondazioni e quindi con il titolo di conte arrivare fino al Parlamento siciliano, perché noi avevamo un Parlamento. Siamo stati noi in Sicilia già dal XV secolo, anzi anche prima con i Normanni, ad avere un Parlamento. Un Parlamento. Bene, quando viene allora il principe con questi suoi familiari, cosa trova qui? Trova una terra, tra virgolette, desolata, ma desolata nel senso più puro del termine, dove c'era desolazione. Non bastavano quei quattro pastori che facevano, ecco, crescere i loro armenti qui, non bastavano quei pochissimi contadini, non bastavano neanche quei marinai, i tonnaroti, che avevano già cominciato a impiantare sotto la guida dell'allora tribuno Nicolaci di Villa Dorata, di Noto, avevano cominciato a impiantare la tonnara di Manzanelli e poi quella di Porto Paolo. Ecco, loro venivano, anzi questi proprio, questi tonnaroti, marinai, venivano parte da Augusta, ma soprattutto da Siracusa. Ecco, si spiega anche la differenza dei nostri due dialetti, quello dei Marzamarotti e quello dei Paginesi. Quindi non c'era niente, pantani, saline, acquitrini, mosche, zanzare, canneti, serpenti. Questo era l'ambiente che si trovava qui. E credo che il principe si è messo le mani nei capelli e dice: ma io qui che cosa ci devo fare? Tuttavia il principe era un uomo di una intelligenza straordinaria, oltre che di una ambizione straordinaria. Siamo in un secolo molto particolare, il Settecento, e per capire la nascita di questi paesi e l'ambizione di questa nobiltà bisogna anche spiegare qual era la situazione politica di quel secolo, almeno della seconda parte del Settecento. Brevemente, il Parlamento siciliano era composto da tre bracci: il braccio baronale nobile, composto dagli aristocratici siciliani,
il braccio clericale composto dall'alto clero, soprattutto gli abati, i parroci, i vescovi, gli arcivescovi, insomma quello più rappresentativo, e poi il braccio, chiamiamolo demaniale, nel senso che era costituito dai sindaci, dai giurati, cioè dai rappresentanti delle città demaniali. C'è differenza, dovete capire, tra una città demaniale e una città feudale. Noto era una città demaniale. Ecco, Pachino quando nasce è una città feudale, perché costituita dentro un feudo vero e proprio e per mano di un barone. Quindi il clima è questo. Nel feudo il principe, il barone, il nobile di turno è un re assoluto, ha il mero e misto imperio, come si diceva. Cioè dire, ha la giurisdizione sia amministrativa sia quella penale, può condannare, può esercitare il diritto di qualunque altro tribunale penale. Quindi tutto può il nobile di turno, un po' un re, un piccolo re di quel feudo. E naturalmente tutto ciò che c'è dentro il feudo appartiene al principe, al re, al nobile, al proprietario del feudo. Gli appartiene non solo per diritto ereditario, ma anche per diritto giurisprudenziale. In sostanza, il nostro principe di Giardinelli esercitava qui da noi il proprio feudo di feudi, dei ministri e discipini, ogni tipo di potere. Quindi tutto ciò che stava dentro questi due feudi apparteneva a lui, uomini e cose. Quindi anche gli uomini, anche le donne, anche i bambini, tutto, la vita di queste persone era in qualche modo salvaguardata dal nobile, ma nello stesso tempo disciplinata dal principe. I contadini, i pastori, i piccoli artigiani accolti nei centri feudali quindi appartenevano ai loro padroni. E questa appartenenza a una classe parlamentare vicina agli interessi del re e in grado di imporre una forte visibilità della propria immagine indusse alcuni nobili a edificare nuovi centri. Questa possibilità, come abbiamo visto, consentiva a questi principi la possibilità di accedere agli scranni del Parlamento. Quindi a questo si pone il problema al principe di edificare una città. Vuole qui edificare un centro. E l'idea non fu malvagia. Io credo che molte cose contribuirono a far nascere nella mente del principe questa idea. Innanzitutto, questa è una terra vicina a due mari, il Mediterraneo e il Mar Ionio. Era la punta estrema della Sicilia dove ancora non c'era nessun centro abitato. Il più a nord è Noto da una parte e Spaccaforno dall'altra. Ma poi c'è tutta questa parte della Sicilia che veramente era disabitata in qualche modo. Non solo, qui avvenivano delle scorrerie piratesche, i pirati che venivano dal nord dell'Africa e che venivano a rubare merci, armenti e financo persone, donne e bambini che poi portavano in schiavitù nelle loro terre. Allora il principe pensò bene, beh, qui bisogna far nascere una comunità che in qualche modo faccia da sentinella a tutta questa zona e a questo tratto di mare. C'è da dire anche che cominciavano a sorgere già i primi caricatori, cioè dire i primi porti in qualche modo, Marzamento e Ventigari da una parte, Porto Palo e Marza da un'altra parte, quindi era potenzialmente una zona che si prestava bene per far nascere un centro abitato. La prima richiesta quindi che il principe fece
al re. Siamo nel periodo in cui a Napoli regnano i Borboni con Carlo di Borbone, e viene fatta una richiesta nel 1755. L'anno successivo il re concede la prima licenza, il primo diritto a edificare la città. E con cosa c'era scritto in questa licenza? Io, re, ti concedo di edificare la città a condizione che... C'erano tre condizioni. La prima condizione è che il centro nuovo dovesse sorgere a 2 miglia di distanza dal mare. La seconda condizione è che la popolazione, quindi i fuochi, le famiglie, i centri familiari, dovevano essere almeno 40 per costituirsi come una nuova università. La terza condizione è che questa gente non doveva essere presa dalla gente che veniva dalle altre città vicine, quindi gente regnicola del regno, ma doveva venire da fuori. E il decreto lo specifica anche da dove, e dice: doveva venire dall'Albania, dall'Illiria. L'Illiria, dovete sapere, che è la parte diciamo un po' a sud dei Balcani, dove attualmente può darsi che ci sia il Monte, mi pare che è la zona del Montenegro, dell'Albania, un po' questo, un po' ecco. E poi la gente che veniva dalla Grecia, quindi da queste tre regioni, Albania, Illiria e Grecia, gente cattolica perciò, perché questo è importante. Non viene nessuno. È inutile che il principe comincia a mandare qualcuno con un bagno per farli venire, non viene nessuno. La licenza scade e il principe è costretto, già 2 anni dopo, a inoltrare una seconda richiesta al re. Seconda richiesta che arrivò al re nel 1758, che arrivò al principe nel 1758, quando il re, attraverso il viceré Fogliani, che stava a Palermo, la Sicilia era rappresentata dai viceré, il viceré di turno era il marchese Fogliani, e quindi fece pervenire al nostro principe una seconda licenza, nella quale in qualche modo si ribadivano gli stessi principi della prima, quindi non è che c'era una grande modificazione. Allora però si cominciò anche a dare qualche altra cosa. Per esempio, il principe poteva concedere in enfiteusi le terre, cioè gli poteva darle per lunghissimo periodo di sfruttamento, quindi queste terre, e non faceva pagare per 25 anni le gabelle, i dazi, le imposte, insomma. Già cominciava a essere veramente attrattiva la cosa. Niente da fare, non si vede nessuno ancora, quelli che ci sono pochi, non si riesce a raccogliere 40 fuochi, soprattutto di questa gente estera. E allora di nuovo il principe testardo, come i paganesi, infatti testardo, dice: no, vediamo quello che possiamo fare. E fa una terza richiesta. La terza richiesta, finalmente il re risponde, e risponde ancora positivamente, con un dispaccio d'azienda del 21 luglio 1760. Ecco perché noi festeggiamo la nascita del nostro paese in questa data. E consente a Don Gaetano di chiamare ad abitare la nuova terra i greci cattolici. Quindi non si parla più né di albanesi né di illirici, ma soltanto di greci cattolici.